Buonasera all'onorevole Alfonso Bonafede del Movimento 5 Stelle, benvenuto, buonasera, bentornato. Buonasera, grazie. Sergio Rizzo, buonasera. Buonasera. Antonio Caprarica, bentornato. Buonasera. Allora, adesso parliamo dei 5 Stelle, insomma è un anno, no? Ormai che... 10 mesi. Quasi un anno che governa e siamo voluti partire da questa storia perché è un po' emblematica, cioè c'era una promessa di superare i campi Rom, si è tolto di mezzo il malaffare, diciamo, delle cooperative che ci speculavano, ma non si è fatto niente al suo posto, almeno questo è il racconto che emerge da Giulia Cirino. Non è un pochino questo, in qualche maniera riassume un po' l'attività dei 5 Stelle a Roma, cioè sì, siamo passati dal magna magna al niente, no? Cioè c'è un vuoto che però non è stato riempito da nuovi progetti, da alternative a quello che c'era prima. Bonafede. Allora, innanzitutto dico che è un racconto completamente sbagliato, o meglio, ci sono perché sbagliato? Parti ritagliate, cosa? Perché glielo spiego subito. Lei ha detto correttamente, così come era detto nel servizio, Virginia Raggi ha promesso il superamento dei campi Rom. Confermo che questo è il programma che il Movimento 5 Stelle a Roma sta già attuando e lo confermo con i fatti. Allora, diciamo qual è la situazione dei campi Rom a Roma. Ci sono 9 campi Rom a Roma e i campi Rom a Roma ci sono dal 1981. Cosa avevano fatto le amministrazioni precedenti? Nulla. Dal 1981 al 2016, esattamente niente, centrodestra, centrosinistra. Cosa fa Virginia Raggi? Quando diventa sindaco comprende che la prima cosa da fare rispetto ai campi Rom è capire chi c'è e cosa c'è dentro i campi Rom, perché sono dei ghetti, sostanzialmente sono diventati dei ghetti in cui la legge italiana non arriva, in cui si fa quello che si vuole. Allora Virginia Raggi avvia e completa nei 10 mesi in cui la narrazione è Virginia Raggi non ha fatto niente, in 10 mesi ha avviato e completato insieme alla polizia il censimento di tutti i campi Rom e oggi, grazie al Movimento 5 Stelle, sappiamo per la prima volta in via ufficiale che ci sono 4.500 Rom. Dei 4.500 Rom che quindi ci sono, dice, sappiamo no, non solo nome, quindi cognome è stato fatto il ed censimento, età. Questo no, è stato fatto. No, di più. Non solo nome, cognome ed età, ma anche lo stato patrimoniale. Perché lì dentro c'è gente che dichiara di non avere niente, ma che poi va in giro con la Mercedes. Allora, detto questo, sì, quindi fatta questa operazione è già quindi completata, quindi fatto in 10 mesi quello che gli altri non avevano fatto in 30 anni, è stata già avviata la chiusura di 2 campi Rom. Sergio Rizzo. Già avviata e ribadiamo che verranno chiusi i campi Rom. Ti convince questa risposta? Tutti. Sergio, sono fatto. Mi convince. Sai, il problema è il punto di partenza. Perché il punto di partenza è veramente drammatico. Il punto di partenza è catastrofico a Roma dei campi Rom. Adesso prendiamo per buono questa ricostruzione. Io non ho elementi per poter dire che non sia così, cioè che non sia stato fatto un censimento. Vedremo. Penso che poi a un certo punto questo censimento dovrà essere reso noto o comunque bisognerà... È già noto. Insomma, adesso vediamo. Io personalmente non lo conosco. Questo però non è un problema nostro, è un problema di chi fa informazione che dovrebbe informarsi su dati ufficiali. Sì, sì, il problema è che quando poi chiediamo le cose le informazioni arrivano come arrivano, ma comunque. Il problema io penso però che Virginia Raggi c'entra fino a un certo punto, li possiamo dare le colpe fino a un certo punto, perché insomma la situazione di Roma, dei campi Rom di Roma è tale per cui io penso che sia un problema nazionale questo, non sia un problema che può essere gestito da un sindaco, potrebbe essere anche Mandrake, no? Non risolvi quel problema. Cioè lì. Ci vuole un piano nazionale. Ci vuole un piano nazionale, assolutamente, anche perché voglio dire, chiude un campo Rom, poi si creano i presupposti perché tu ne debba aprire un altro magari, magari non a Roma, ma lo devi aprire vicino. Quindi diciamo il problema non può essere visto. Questa è una città che purtroppo è stata abbandonata a se stessa, diciamolo. Ma non è stata abbandonata a se stessa soltanto perché i sindaci precedenti hanno amministrato male. Cioè, è stata abbandonata a se stessa dal governo. Attenzione, questo non è un problema da sottovalutare. Questa è la capitale d'Italia che non è mai stata trattata come se fosse la capitale voglio, di questo voglio paese. Sapere, un attimo solo, Antonio Caprarica, flash, 10 mesi, usciamo dalla questione di Campi Rom, 10 mesi di governo Raggi,
non ci nascondiamo, questa è la prova delle prove per i 5 Stelle che per andare alle elezioni su Roma verranno giudicati. Qual è la tua sensazione, quello che è accaduto in questi 10 mesi? Tu sai, come forse lo saranno molti spettatori, non vivo a Roma e quindi ogni tanto vengo a trovarla e a verificarla e vedo un po' quali, anche quale immagine si proietta all'esterno. Beh, la sensazione che avesse ragione quella senatrice dei 5 Stelle, come si chiamava? Taverna, mi pare. Paola Taverna. Che ha detto ci stanno preparando la trappola, ci vogliono far vincere a Roma. Perché la verità poi non era una trappola, hanno vinto perché c'è stata una grande spinta popolare. E quello che manca totalmente, al di là di questa operazione di pulizia, che io credo si possa anche riconoscere senza particolare difficoltà, no? Però resta il fatto che manca totalmente il progetto città. Io devo dirvi la verità, sono rimasto sbalordito l'altro giorno quando mi sono imbattuto in televisivamente, non mi ricordo, su internet, nella storia della funivia Casalotti-Boccea, perché una città che non ha una rete metropolitana, non ha un piano traffico che funzioni, non ha una infrastruttura di mobilità, si cimenta con una funivia. A Londra anche l'hanno fatta, come è noto, che scavalca il Tamigi, ma è una cosa per i turisti, perché in effetti che una funivia possa risolvere il problema del traffico è piuttosto dubbio. Il mio problema con l'amministrazione, il mio, credo il problema dei romani per la verità, quello che io da osservatore mi pare di poter vedere nell'amministrazione di Roma è la mancanza di un progetto che sia in grado di suscitare energia e consenso, perché chiudi i campi rom, benissimo, che cosa si fa dei rom? C'è un progetto di integrazione di questi italiani o no? E poi la carenza, beh, questo mi pare che anche l'onorevole Bonafede sarà d'accordo, la carenza di una classe dirigente, perché la sensazione è che questa amministrazione si ritrovi sempre alle prese con emergenze non previste, Alfonso, dai rifiuti ai rom e via dicendo. Allora, una precisazione su quello che ha detto Rizzo, il dottor Rizzo. Innanzitutto è vero che il governo nazionale non fa niente sulla situazione dei campi rom e infatti Virginia Raggi ha instaurato delle relazioni istituzionali con l'Europa che invece ha stanziato dei soldi. Infatti la chiusura dei campi rom avverrà senza toccare un solo euro dei cittadini italiani, ma grazie ai fondi europei. Tra l'altro, però, vogliamo spendere i soldi, tra l'altro, no, noi, basta però che si facciano le cose. Li spendiamo per i cittadini, no, perché li spendiamo tutte le volte per i cittadini italiani. Non tocchiamo un soldo. Guardi, un euro dei soldi. Noi i soldi dei cittadini italiani li spesi. Noi i soldi del problema di Roma è che non li spendete i soldi. No, mi dispiace, i soldi italiani li spendiamo ai cittadini italiani. Intanto, per dimostrare che l'Europa serve a qualcosa Roma, e non solo a pagare tasse, tutto fermo, non c'è noi prendiamo aperto. I fondi, mi faccia concludere per favore, prendiamo i soldi della comunità europea che sono stanziati apposta per chiudere i campi rom e chiudiamo i campi rom. Questo non lo dice Alfonso Bonafede, è venuto a Roma Dominique Bè, responsabile della comunità europea, a certificare che la politica sui campi rom di Virginia Raggi finalmente Bonafede, rilancia Roma in linea con tutte le altre capitali europee. Lo vede quel timer, legga? Sì, che c'è 55 secondi. Ha 55 secondi per dirci sta cavolo di teleferica se ci serve o no. La funivia in quel quartiere è praticamente richiesta dai cittadini di quel quartiere e è un progetto condiviso con i cittadini del quartiere. Contesto nella maniera più assoluta che non ci sia una infrastruttura. Mi richiedono una metropolitana e nessuno l'ha realizzata. Se il principio fosse questo avreste già dovuto farla. Dare pazienza. Perché date la precedenza alla funivia di Casalotti e non alla metropolitana che vi chiede tutta Roma. Dare pazienza, è una cosa straordinaria questa. È una cosa non vera quella che sta dicendo. Se lo dice lei. Perché innanzitutto ci stiamo dedicando sia a quell'opera che anche alla metropolitana. Bene, che verrà, conclusa fino alla fermata San Giovanni e sarà la prima volta in cui due linee metropolitane, la linea 3 e la linea 1 mi pare, non vorrei sbagliare, si incrociano. Okay. Primo. Secondo, diciamo una cosa. Allora, per la mobilità Virginia Raggi ha stanziato 400 milioni di euro nel bilancio. Quanto avete speso? Volete sapere, mi faccia finire però, volete sapere quanti ne ha stanziate la giunta precedente? No, non ci interessa. 200 milioni, la metà. Dopo timer, legga, cosa c'è scritto lì? Meno 20. Meno 20, è fuori, pubblicità. Mi fa scusare. Dopo riprendiamo. La mia
spazzatura è qua, qua c'è il sacco nero, chiamiamolo, che è praticamente vuoto, come potete vedere, perché si riesce a riciclare quasi tutto. Quindi carta, quello che non è riciclabile. Quello che non è riciclabile. Quello che invece è riciclabile è la carta, insieme alla carta va il tetrapack, quindi l'affare del latte, che è qua. Poi c'è il vetro, poi qui c'è la plastica che è sempre in aumento. A parte, io tengo poi quello che va in ricicleria, perché Milano è molto ben organizzata con le riciclerie. Faccio un esempio, la batteria piuttosto che questo orologio che va buttato via, per non buttarlo nel nero, siccome non so bene che cosa c'è dentro, vado a chiedere a loro dove buttarlo. Quello è alluminio, giusto? Questo è alluminio e va nella plastica. Io lo metto per evitare di ungere nel sacchetto, che poi butterò direttamente così. Qua fagioli. Ah, rovescio i fagioli. Questa la butto, però prima di buttarla cosa faccio? Questo mestiere qua, metto un filo d'acqua. Ok. Questa la butto nel nero. Questa invece, siccome ha della carta sopra, la metto in lavastoviglie come se fosse un bicchiere, una qualsiasi cosa, e domani la tiro fuori bella pulita senza la sua carta, che poi raccolgo nel filtro, butto via e poi butto il mio vetro qua. A noi è capitato in condominio di prendere delle multe. C'è chi ancora non ha avuto la furbizia di capire che se tu butti la carta raccolta, ben raccolta, ma in un sacchetto di plastica, comunque c'è qualcosa che non va, e in questo caso l'operatore rileva la sanzione che poi tutti i condomini devono pagare. Andiamo a buttare? Sì. Allora questo andiamo a buttarlo giù. Nel mezzanino c'è questa specie di botola e si lancia questo che finisce giù. Ok, quindi c'è uno scivolo che si porta via, sì, l'indifferenziato. Che si porta via. Un architetto ha pensato di disegnare questi due gazebo che io adesso apro. Questo è il sacco giallo, quindi la plastica, praticamente il mio sacchettino già pronto. Qua abbiamo la carta, che quindi è... Abbiamo la carta e il vetro. Ma che cosa vuol dire vivere poi in una città in cui per forza ti devi responsabilizzare, no? Ti senti inclusa, quindi è una cosa molto positiva, nel senso che tu senti che fai parte di un progetto e ti senti responsabile, senti che la città è tua e che quello che tu fai, comunque la tua azione ha un seguito. Siamo a Campo dei Fiori, sta finendo il mercato della piazza. Adesso andremo a guardare cosa c'è dentro i sacchetti. Apro. Ecco, vedi? Questo dovrebbe essere soltanto plastica, contenitori in plastica e metallo, vabbè, dentro c'è di tutto, cibo, frutta, residui di bevande, carta. Io ho buttato, non stai a casa, capisci? Lo so, però poi così non si fa la raccolta differenziata. Certo, tesoro mio, a dirlo così come fai te è facile, se stai qui a lavorare è un altro discorso. Voi dovete raccogliere l'umido, siete certo. Qua per prendere l'umido. Certo. Beh, qua per esempio c'è plastica, si sente pure a toccarlo. Cosa sono queste? Vaschette di plastica, questo di certo non è solo organico. Qua è pieno di bicchieri. Questa è la raccolta differenziata che fanno a Campo dei Fiori. Questo è un altro, bottiglie, bicchieri, sacchetti di plastica, in mezzo a basilico, residui di frutta e altro. Guarda cosa ci hanno appena scaricato. Cos'è questo? Mentre io sono andato a raccogliere le cassette a fare, diverti. Cos'è questo? Qualche duna che ha fatto i lavori in casa. Ci sono dei contenitori di metallo, contenitori per vernice, pennelli, bottiglie, sacchetti. Cioè il vostro compito, oltre a quello di raccogliere, non dovrebbe essere anche di fare in modo che ci sia soltanto organico, no, nei sacchetti che prendete? No, devo passare a raccogliere, appunto. Voi dovete solo raccogliere. Come fai a controllare tutto il mercato? Me lo spieghi. Non passano mai a fare i controlli? Scusi, che ha buttato? Indifferenziato. Allora, questo signore ha lasciato questo sacchetto dove dentro c'è di tutto, da un negozio, plastica, carta, tutto, anche cibo, bucce di banana, e ha lasciato tutto qua. Non dica cose che non sono vere, perché noi a via dei Giubbonari la differenziata ancora non la facciamo. Ho capito. Ecco, no, non ha capito. No. Non ha capito che dovrebbero passare a ritirare e non passano. Va e nonostante bene. Paghiamo 6.000 euro l'anno di nettezza urbana, qui non passa nessuno. Okay. E non sappiamo neanche dove andarla a buttare. Ok, perfetto. E perché non protestate? Protestiamo, abbiamo protestato nei dovuti. E che cosa vi hanno risposto? Che avrebbero provveduto. Salve, posso chiedere cosa sta buttando?
carta. Qua c'è carta, cibo, plastica. Prende 4 sacchetti, butta le cose differenziate e le dà la lama differenziata. Nel laboratorio c'ho 4 secchi buttati là, che si vede. Non è carino. Salve, posso chiedere che cosa ha buttato? La carta. Ma che carta? Ma scusami, ma qua hai buttato di tutto. Prima questo deve mancare rispetto. Ma può venire un attimo, qua c'è di tutto. No... Non lo so, c'è di tutto. Tetrapack, alluminio, le spugnette di alluminio, lattine. Ah, c'è il lama. Che? Sono io. Vabbè, sono andiamo dal lama. Voi non dovreste buttare carta, ecco. Vede benissimo. Quello è il servizio del ristorante, viene fatto la sera, lo sapete? Voi lo sapete? Se noi di sera la buttiamo la Ma voi lo sapete che lo dovete buttare la sera, sì, se no? Ma, sera ma perché l'ho buttata adesso? Perché l'ho buttata adesso? La prima volta che la buttiamo in tizia per lei. O la prima volta che la faccia mia. Che butta? Quella passatura di... Io non lavoro in un ristorante? Ma questo non è differenziato. No. No, no, tutto... Tutto... Sì. Non devo venire qua. La sera devi venire qua. Devo venire qua? Sì, a buttarli. La sera. Ciao, prego. Allora, quel signore ha appena buttato qui questi 2 sacchetti. Scusi, che ha buttato? Che te frega. Come che me ne frega? Ma fatta lì, cazzi. Scusami, non la potresti buttare l'immondizia qua? Ma vattene a fanculo, vieni qui, va a venire a portone mio. Via a portone mio, che succede? Via con me, vieni. Ti faccio vedere, perché non funziona niente. Noi facciamo la differenziata. Vieni con me. Vieni. Entra. Fai fare le spalle. Questo è il vetro, dovrebbero venire a prendere il vetro, è tutto pieno, non vengono a prendere il vetro. Questo questi è una settimana. Ho capito, scarti alimentari organici, questi se sì le sembrano scarti alimentari. Ma lascia verde, qui ci stanno gli stranieri. Questo, sai quant'è? È una settimana, sono lo svuoto io. Ma fa una differenziata, che cazzo te devo dire? Ecco, qui è il vetro e questo, e qui c'è organico. Organico, quanta volta è gonfio il sacco? Se lo prendono così, dico. Ce lo danno via per forza, per cosa? Perché io butto tutto messo al frigo stanotte. Metto, scrivilo sulla sette. Intanto, rispetto a Isola Capo Rizzuto, siamo un passo avanti. Nessuno l'ha minacciata di morte. Esatto. E quindi già brava Chiara Militeri e Chiara Proietti per questo servizio, molto brave. Beh, però bellissimo. È un'impresa veramente titanica. Ora, insomma, manca proprio l'ABC, le tabelline, insomma, qui. Lo dico perché mi colpisce, perché effettivamente l'amministrazione 5 Stelle nasce proprio... sul tema dei rifiuti, cioè è la punta più avanzata, no? Della modernità, è questa, cioè 5 Stelle nascono proprio con un'idea della differenziata, dello smaltimento che è estremamente avanti, poi arrivi a Roma e ti trovi nel Burkina Faso, con tutto il rispetto, cioè, allora che si fa? Come si fa a invertire? Cioè, in 10 mesi, devo dire che quello che abbiamo visto ora era uguale 10 mesi fa. Quindi, forse anche peggio. Ma diciamo, grosso modo stiamo là. Allora, no, direi che è peggio. Che cosa avete fatto? Cioè, che era peggio 10 mesi fa. Vabbè, ma insomma, adesso è questione di etica, caro onorevole. Insomma, la questione, sì. Il grosso sta lì, voglio dire, no? Questo è il punto. E mi permetta di dare solo, e poi la lascio parlare, perché secondo me fate proprio un errore di comunicazione. Glielo dico da vecchio capocronista dell'Unità di Roma 40 anni fa, quando lei ancora non era nato. Arriva il sindaco Argan, la prima amministrazione che cambia pagina a questa regione. Non è che l'amministrazione Argan andava in giro dicendo vabbè, non possiamo fare niente perché, sapete, prima c'era purtroppo d'arida, cioè si è messa lì, c'aveva un programma, ha cominciato a ripulire le borgate, ha reso le borgate parte integrante della città. Voi perché non fate della immondizia un tema che ve l'ha detto adesso Formigli, senza dire no, ma prima era peggio. Lo sappiamo, prima era orrendo. Però qui, perché non ci sono i vigili urbani lì a piazza, a Campo dei Fiori? Perché non ci sono? Scusi.
c'è un'amministrazione 5 Stelle che ha tutte le possibilità di ordinare al comandante dei vigili urbani di mandare una forza a fare il suo dovere lì da quelle parti. Buona fede. Lo faccia. Buona allora, fede, poi voglio sentire Rizzo, ovviamente. La questione dei rifiuti è evidentemente una questione complessa, però dobbiamo dire la verità. Allora, io sono stanco di sentir parlare, a proposito di quello che accade a Roma, di emergenza rifiuti, perché se dobbiamo dire la verità ai cittadini, dobbiamo dire che di emergenza rifiuti si parla nei casi come quello che è accaduto a Napoli qualche anno fa, in cui c'erano 300.000 tonnellate di rifiuti per le strade. A Roma, in la settimana scorsa, ce ne sono stati 3.000 tonnellate, cioè parliamo di 300.000 tonnellate l'emergenza contro le 3.000 che ci sono state a Roma. Quindi non si parla di emergenza, si parla di una criticità che oggettivamente esiste e che però è andata su tutti i TG e su tutti i giornali come se fosse il Napoli bis, quando invece c'erano 297.000 tonnellate però, di differenza. No, mi faccia concludere. Prego. Perché dobbiamo stare qui a chiacchierare di Roma, facciamolo, ci facciamo due risate. Se invece dobbiamo raccontare ai cittadini quello che accade, io pretendo di poter raccontare quelli che sono i fatti, dati alla mano, e poi ciascuno giudicherà. Allora, a Roma perché siamo arrivati a questa situazione? La situazione dei rifiuti era chiaramente gestita male prima. Nel 2013 Marino e Zingaretti vanno in conferenza stampa e in pompa magna annunciano la chiusura della discarica di Malagrotta. Ora, cos'era la discarica di Malagrotta? Era la discarica più grande d'Europa, grande quanto 300 campi di calcio, ci rendiamo conto? Dopo, quando si spengono le telecamere e finisce la conferenza stampa, Marino e Zingaretti non fanno le uniche due cose che dovevano fare oltre alla conferenza stampa, e cioè bonificare la discarica di Malagrotta, per cui i cittadini ancora continuano a patire le conseguenze derivanti da un disastro ambientale, e due, dovevano cercare un'alternativa. Cioè, dove li mettiamo ora? Cosa ne facciamo dei rifiuti che mettevamo nella più grande discarica d'Europa? Ecco, questa alternativa non è stata cercata. Quando siamo arrivati, il Movimento 5 Stelle con Virginia Raggi arriva a governare Roma, trova quindi un sistema precario con 4 impianti principali in cui accade che se si inceppa un piccolo ingranaggio, chiaramente il comune toglie la spazzatura, ma poi i camion arrivano lì e si bloccano dietro il cancello dell'impianto. Ora voglio dire, cosa è successo? È successo non che Virginia Raggi si è alzata la mattina e dice oppure il netturbino che non è andato, no, è successo che è arrivata un'interdittiva antimafia a 2 di quegli impianti. Questo comporta che quegli impianti dimezzano. Un po' prima. Ma lei capisce che un mese prima, il che vuol dire che un mese dopo hai gli effetti sulla strada. Gli impianti accolgono la metà dei rifiuti che arrivavano dal ministro. Mi faccia concludere, poi se dico qualcosa che non è vero. Concludere perché questo è un punto importante. Bene dimezzata, cosa fa Virginia Raggi? 3 cose sulla questione dei rifiuti, molto semplice. 1. Una task force che lavora 24 ore su 24 e che in 4 giorni ha portato Renzi ha detto puliamo noi Roma. Lasci perdere davvero un'incommentabile scena patetica. Ma quello che vuole, però la tempistica è quella, diciamo. Sì, in 4 giorni viene normalizzata la situazione. Primo. Secondo, viene introdotto assieme all'ANAC di Raffaele Cantone e alla prefettura, riescono a impattare la situazione emettendo un'ordinanza che permette, nonostante l'interdittiva antimafia, di sbloccare quei 2 impianti, e quindi viene normalizzato tutto. Ma poi ci vuole l'intervento strutturale. C'è un piano rifiuti che è stato presentato, lei dice non comunicate, ma Virginia Raggi e l'assessora Pinuccia e Montanari fanno una conferenza a settimana per raccontare Rizzo, quello che accade. Sergio, ma non ne Rizzo, parla nessuno. Sergio Rizzo, no, però scusi. Soltanto per dire l'obiettivo finale. Soltanto l'obiettivo finale. La raccolta differenziata da 44% verrà quasi raddoppiata fino al 70%, con risparmio per i cittadini romani. È una promessa che abbiamo sentito spesso. In che anno? Sergio Rizzo, questo raddoppio il piano è quadriennale. In 4 anni verranno costituiti
di tre nuovi Sergio impianti Rizzo. Di trattamento, né incenerimento né di scarica. Per fortuna ci sono le registrazioni di queste trasmissioni, quindi poi vedremo. Eh no, vedremo, però vedremo l'ultima volta sarà. Non dica così però, no, perché l'ultima volta però noi due siamo stati qui. Voi dovete dire siamo la verità. Siamo stati a parlare dei piani però di zona voi dovete dire e in quattro verità. Mesi i piani di no, zona sono stati finalmente combattuti a fine Roma. Buona fede però, adesso lasci parlare. Dire la verità. Non avete un'idea di come risolvere questo problema, non c'è, perché voi avete ripreso paro paro il progetto di Marino, quello degli ecodistretti, dopodiché non è stato portato avanti. In 10 mesi avete cambiato tre cosa amministratori delegati dell'azienda municipale ambiente, due assessori all'ambiente, dopodiché avete due assessori all'ambiente che sono cambiati, tre amministratori delegati che sono cambiati, un sindaco. E chi è che ci spiega come bisogna risolvere il problema dei rifiuti a Roma? Beppe Grillo, il quale dice che deve fare un impianto al sud e un impianto al nord. No, cioè, ma io quello sono era sbalordito. Spettacolo teatrale. Io sono sbalordito da questa cosa, perché chi fa il sindaco di una città si assume la responsabilità, fa un progetto, dopodiché sarà giusto o sarà sbagliato, ma non si fa dire dal suo capo. Questo è profondamente scorretto. Non è scorretto. Io questo glielo devo dire, ma, è profondamente no, scorretto. No, no, ma scorretto. Perché scorretto, lei non è scorretto, un utente del blog di Grillo, lei è il caporedattore del principale giornale italiano allora su Roma. Dire? E lei dovrebbe sapere quello scorretto che Virginia Raggi comunica a voi giornalisti ogni settimana e che voi vi rifiutate di raccontare. Guardi, Virginia Raggi, io ho chiesto un'intervista a Virginia Raggi la settimana scorsa, non mi ha neanche risposto. Ma non deve dare l'intervista a lei, lei deve mandare qualcuno alla conferenza stampa e raccontare quello che dice il sindaco. Questa è una logica, è una logica un po' tramposa. Però uno si connette sul blog di Grillo ho capito il blog di Grillo, ma ragazzi, ma se il vostro capo, il vostro garante dice che per risolvere i problemi della spazzatura a Roma bisogna fare un impianto a nord, un impianto a sud. Dopodiché dice come Barcellona, dove ci sono, come tutti sanno, gli inceneritori. Mega inceneritori. Dopodiché poi vi dovete spiegare qual è l'idea che avete di questa città e di come si governa questa città. Dopodiché io parlo con lei e non parlo con un assessore, non capisco perché non sto parlando con lei. Sono stato invitato io, questo deve chiedere. Va bene, comunque Bonafede ha una competenza su Roma, se ne occupa, diciamo. Faccio parte di un team di coordinamento. Noi come te abbiamo chiesto anche noi più volte l'intervista a Virginia Raggi e saremo felici di ospitarla qui e domandarglielo, perché noi su Roma abbiamo fatto molte inchieste, abbiamo anche denunciato tante cose, così come fa il Corriere della Sera e molto spesso raccontare la verità e dopodiché uno però diciamo che il tema che a me colpisce al di là ora delle colpe e responsabilità, io torno al tema fondamentale. Voi avevate un progetto rivoluzionario. Dovevano sparire, cioè ormai Roma è l'unica città, credo, occidentale che ha i cassonetti per strada. Tu vai nelle grandi capitali, non esistono i cassonetti non ci sono. Ci sono solo da noi, qui a Roma. Dico, quando arriveremo, lei dice in 4 anni ce la faremo ad arrivare dal a essere... Dal 44% al 70%. Forse bisogna cambiare la testa dei romani anche, lo possiamo dire questo? Assolutamente. Perché poi c'è anche un elemento... No, scusate, questo non sono d'accordo. Non sei d'accordo? Te lo dico perché non sono d'accordo. Perché in realtà io non credo affatto che gli italiani siano geneticamente difettosi. No, quello che fa difetto sono le istituzioni in cui gli italiani vivono. Però c'è un tasso di comportamenti incivili a Roma che è più alto di altre allora, città. Permettimi, ragazzi, guarda, sì, posso dare una... Deve essere fatto tra un mercato rionale di Roma e un mercato rionale di Milano. Ma il punto è che è un aumento delle istituzioni. Io dico da romano, ho 3 figli nati a Roma, ci vivo dal 92, insomma, mi considero romano, quindi non lo dico con nessun tipo di... Ma sai qual è la differenza? Che se tu getti l'involucro di un cioccolatino su una strada a Piccadilly... Il Bobby, che sta facendo il suo lavoro lì, ti raggiunge, come è successo spiegare, e ti batte il coso sulla voglio spalla. Voglio spiegare qui una nessuno. Cosa che neanche io sapevo, che ho capito dall'inchiesta di Bilitteri Proietti, che se tu fai la differenziata e getti tutta la carta in un o tutto l'organico in un sacco e c'è anche un minuscolo frammento di non organico, quel sacco va nell'indifferenziata, non può più essere fatta la differenziata, basta un minuscolo frammento che non sia organico, per mandare a monte tutta la raccolta differenziata. Quel sacchetto non si può più utilizzare. Allora ci vuole un rigore nel farlo. Ci vuole un rigore pazzesco nel farlo. I rifiuti si puliscono. Di un altro dato, su cui vorrei essere smentito sui dati. Il punto è
Lei dice è anche un discorso culturale, verissimo. E infatti l'assessora all'ambiente di Roma, Pinuccia Montanari, oltre a fare la politica sull'ambiente, a pianificare la situazione dei rifiuti, eccetera, va anche nei quartieri e sta organizzando dei corsi di formazione per i cittadini. Dopodiché verranno costruiti 3 impianti di compostaggio nuovi che avranno una capienza di 200.000 tonnellate e verrà ridotto di 200.000 tonnellate il pacco. Come rifiuti. Dice Sergio Rizzo, la televisione qua è tutto registrato, vedremo tra 4 anni. Vorrei discutere una questione nazionale con tutti e tre. Vogliamo soltanto dire che quando io sono venuto, noi facciamo un tipo sfegatato per voi perché vogliamo la città pulita. Io sono venuto qui a parlare dei piani di zona, che è un altro scandalo che riguarda Roma, e voi mi avete fatto trovare, avete raccontato, mi avete fatto trovare i cittadini di Roma che erano colpiti da quello scandalo, a distanza di 4 mesi da quando io sono venuto qui, direbbero che per la prima volta un'amministrazione si è mossa contro i poteri forti e le cooperative che insieme alle amministrazioni precedenti permettevano che un cittadino che aveva pagato la sua casa venisse buttato fuori da quella casa. Questi sono una cosa rapidissima, la televisione c'è. Sondaggio Index Research su un anno di Raggi, il bilancio secondo i cittadini. Sono stati letti alcuni temi ai cittadini e si è chiesto qual è l'indice, diciamo, di soddisfazione. Un anno di Raggi, il bilancio sui trasporti è peggiorato per 51,8%, rimasto uguale al 36%. Ambiente, rimasto uguale, 55,9%. Rifiuti, 56,8% dicono che è peggiorato, il 38,6% che è rimasto uguale, l'1,2% che è migliorato. Questo è fatto tra i romani. Sicurezza, certo, sicurezza è rimasto uguale per il 59,4%. Le politiche sociali è rimasto uguale per il 61%, comunque il tema ora al di là dei numeri è che chiaramente la colonna di sinistra, cioè quella del miglioramento, i dati sono tutti molto bassi, quindi ancora diciamo il cambiamento non è arrivato diciamo agli utenti, ma questo ce lo dice Index Research. Su questo vorrei dire solo una cosa finale, perché poi dobbiamo chiudere, che invece è Romano Prodi, e questa è una cosa nazionale. Romano Prodi, da Lilli... mi permette di dire proprio soltanto una Romano senso. Prodi, da Lilli Gruber, stasera ha detto: i 5 Stelle non sono pronti a governare, fanno dichiarazioni onnicomprensive, la loro vera cifra è quella di opporsi al regime. Il loro successo è dovuto al fatto che giocano solo all'opposizione. C'è il rischio che se arrivassero prima alle elezioni rappresentino un pericolo. Infatti la soluzione per loro sarebbe il commissariamento dei rifiuti di Roma, perché così scaricano sulla regione. Non scarichiamo niente sulla regione, questa però è un'altra falsa informazione, lo scarica a barile sulla regione. La domanda è un'altra, però lo so, se vengo sollecitato da lei, mi ha invitato a parlare con 3 giornalisti. Però io le ho fatto una domanda che è su Prodi, vuole commentare quello che ha detto. Me ne avete fatto 2 contemporaneamente, volevo rispondere a 2 domande, se me ne avete fatte 2. Partiamo da Prodi. No, quella sua era una considerazione. Era una considerazione, non era una domanda. Nessuna domanda. Si è detto sarebbe meglio commissariare per uscirne. Un consiglio di consiglio Romano Prodi, è un consiglio che date alla mano, dal mio punto di vista è sbagliato. Per quanto riguarda il discorso di Romano Prodi, cosa vuole che le dica? Romano Prodi negli ultimi 5 anni ha pontificato su tutto e sul contrario di tutto. Ha sponsorizzato Renzi, ha sponsorizzato il referendum a un certo punto, ha sponsorizzato qualunque cosa servisse a mantenere l'establishment. Con tutta la stima che posso avere per la persona, ne ho molta meno per il politico che commenta, e quindi ritengo che il Movimento 5 Stelle abbia dimostrato nei fatti di essere una forza politica coerente. Non c'è una sola cosa che avevamo promesso e che non abbiamo realizzato. La percezione del pubblico, come ha visto dal sondaggio, diciamo, su questo le dico, dicendo che per esempio una delle tante cose è stata restituire una parte dei nostri stipendi, che è una rivoluzione, in quattro anni abbiamo dato 20 milioni di euro alle piccole e medie imprese. L'abbiamo già acclarata, però non è che possiamo continuare. Mi permette di dire che è quanto acclarata quanto non scontata. Sì, sì, ma stiamo parlando di strategia, onorevole Bonafede. Benissimo. Stiamo parlando di un disegno per il paese e per la città. Ce l'abbiamo. E l'osservazione di Prodi è l'osservazione che viene spontanea. Ce l'abbiamo il disegno, lo abbiamo proposto tante volte. Tutte le volte in cui la politica
ha preso una strada differente e poi è stata bocciata nei fatti. Sergio Rizzo, vuoi dire una cosa tu su Romano Prodi, su questa frase? No, Prodi, insomma, io non mi ricordo che Prodi mi pare che fosse fra i candidati presidente della Repubblica, no, della consultazione delle Quirinarie del 2013, quindi... era uno dei, quindi insomma, diciamo, era considerato, era nella rosa di quelli stimati dal popolo del Movimento 5 Stelle, era considerato, insomma, quindi insomma, trovo abbastanza, diciamo, singolare questa insomma, questo cambiamento di punto di vista, perché insomma Prodi, anzi, da questo punto è sempre stato molto apprezzato, mi pare, no, dal... È stato apprezzato per alcune cose, sì, dal mio punto di vista. Comunque, non questo ha detto, era importante saperlo. Sergio, ci troveremo qui tra, diciamo, qualche mese. Io penso una cosa, quelle cose lì me le aspettavo. No? Sì. Non è che me le aspettassi perché il sondaggio, perché grazie. Loro. Cioè, c'è un problema oggettivo che è gigantesco. Questa è una città che non si governa facilmente, nessuno è in grado di governarla facilmente. Io l'unica cosa che oggettivamente, insomma, si può dire è che sono mancati segnali, no? Sono mancati dei segnali importanti, perché i rifiuti, cioè la percezione, può essere anche che sia in alcuni casi migliorata, no? Il servizio, io questo sono perfino disposto ad ammetterlo, ma la percezione è importante ed è la stessa cosa che, diciamo, purtroppo porta sempre a fondo questo paese, no? La percezione e la reputazione. Vedendo quei dati lì e girando per le strade, purtroppo mi fa rispondere. La percezione, sì. In 30 secondi, trovo delle conferme, ahimè. Sì. Questa parte. Io sono sempre accanto ai sindaci che governano i comuni del Movimento 5 Stelle. Io so cosa vuol dire governare, sì, per il Movimento 5 Stelle e portare avanti battaglie importanti. So. In alcuni casi è più semplice, in alcuni Roma casi, casino, come Roma, diciamolo. È molto Roma più difficile. È un bel casino. Io quello che dico è che in un anno sono state gettate le fondamenta per una vera e propria rivoluzione. Lo vedremo. Chiedo alla stampa semplicemente di raccontare, fare le pulce a noi come però le dovrebbe fare anche agli altri, e no, di guarda, raccontare anche gli aspetti positivi, tutti, perché io stasera ve ne ho dati tanti di elementi positivi per raccontare una situazione misureremo il grado di soddisfazione. Sta cambiando. Sentite, allora devo fare. Posso dire soltanto una cosa davvero? Davvero. È come la Meloni quando dice e poi mi taccio e continua per ore e ore. E poi mi taccio davvero. Siamo oggi il partito di maggioranza ha fatto capire, ha presentato una proposta di legge che è evidentemente fatta sulla legge elettorale per mettere fuori gioco una forza politica che oggi viene data dai sondaggi come prima forza politica. Ne parleremo di questo. Questo è veramente pericoloso per la democrazia. Perché Caprale? Perché il principio maggioritario, il principio più salutare di tutte le democrazie occidentali. Va bene. Il principio del first past the post consente. Lei non ha letto la proposta di legge. Io ho letto perfettamente quella proposta. Democratico. È una proposta di compromesso, tra l'altro, per venire incontro anche a quella parte di Parlamento che insiste. Ma come no? Era stata presentata dal relatore. Carissimo Bonafede, voi avete paura dei collegi, e sa perché avete paura dei collegi? No, perché non avete il personale politico per affrontare la via di mezzo l'aveva trovata Mazziotti di Celso, che non è del Movimento 5 Stelle, e il Partito Democratico l'ha rifiutata. La prossima volta ci occupiamo della legge elettorale, forse, perché sapete la regola, quando si parla della legge elettorale la curva dello share sprofonda. Le amministrative ti incassano con la... È una legge scientifica questa. Ma torniamo ai rifiuti. È pura scienza. Allora, abbiamo un'inchiesta molto forte sui telefoni cellulari e sulla... Fanno male, fanno venire il cancro i telefoni cellulari. Ci sono naturalmente studi contrapposti. C'è una nostra inchiesta molto forte su questo. E c'è un magistrato che di questo se ne è occupato e che ci verrà a trovare per raccontarci le sue battaglie a tutela dei cittadini anche sul tema, appunto, dell'elettrosmog e dei telefoni cellulari. Vediamo il trailer della nostra inchiesta. Buona fede, grazie. Grazie Sergio Rizzo, Antonio Craparica. Cellulari.